Signori, questo video lo inizio così, in piazza di notte a Bruxelles. Che spettacolo! Ciao a tutti ragazzi, sono Lonnie the Wolf e benvenuti in questo nuovo video di Fact Time. Ancora non ho capito bene come chiamarlo, se Fact Lonnie Time, Fact Time, solo Fact. Scrivetemelo voi nei commenti come vi sembra più appropriato. Tra l'altro, se vedete la professionalità di registrazione, ho dimenticato il microfono, le telecamere, tutto quanto, l'attrezzatura dai mega youtuber a casa e sono costretto a registrare con telefono e microfono delle cuffie. Si sentirà una merda. Ho fatto un piccolo viaggettino, di preciso a Bruxelles, non so come si pronuncia, ragazzi, allora dovete capire che è stata un'avventura. Io già non capisco un cazzo di italiano, figuriamoci in inglese. Pensate voi in francese, proprio all'avventura più sparata. Tra l'altro aereo alle 8 del mattino, tutta la notte dormito per terra in aeroporto, ma vabbè, sono dettagli. Ma direi di non perdere altro tempo e di partire subito con le domande di questo Fact Time, non ho capito come chiamarlo. E dunque la prima domanda ce la fa Alessandro Marra, che ci scrive hashtag fuck: di dove sei, quanto sei alto? Allora, la domanda dovrebbe essere: di dove sei, quanto sei basso? Perché sono un puffo, sapete quelli blu che Gargamella cerca di raccogliere in giro dopo aver mangiato fungo allucinogeno? Io sono uno di quelli, perché sono tipo alto. Quanto sono alto? Sono alto 1,73, dai, passiamola per buona, tra 1,70 e 1,73. Sono di Milano, verso, più verso Monza, alle porte, dove ancora si sta bene, dove c'è il verde, dove i bambini riescono a giocare nei prati verdi senza raccogliere le siringhe da terra. E la seconda domanda ce la fa, penso si pronuncia così, Fighter, però ho detto ragazzi, io con l'inglese, figuriamoci in francese le figure di merda che sto facendo, lasciamo stare, un giorno magari vi racconterò, che scrive hashtag fuck: quanti anni hai? Hai giocato a Clash of Clans? Allora, io ho 26 anni, sì, lo so, sono un vecchio di merda per stare su YouTube Italia, ma ho 26 anni. Ho mai giocato a Clash of Clans? Allora, Fighter, io ho aperto il canale più di un anno e mezzo fa portando solo Clash of Clans. Vi metterò uno screen da qualche parte, o qui o lì o su o giù, del mio villaggio, di come l'ho abbandonato. Praticamente è rimasto così da quando è uscito Clash Royale. Poi c'è un livello 122 TH9 con eroi quasi maxati, mi mancano solo gli eroi, e l'ho abbandonato così da circa un annetto. Sono un coglione, sì, sono un coglione. La prossima domanda ce la fa Fire Andre con l'H, il trattino basso, che ci chiede hashtag fuck: c'è un motivo particolare per il quale nascondi gli iscritti e gioco preferito? Allora, ti rispondo molto semplicemente: io ho gli iscritti nascosti non perché sia un metodo più veloce per fare iscritti, bla 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 bla, ma semplicemente perché, essendo praticamente fuori casa tutto il giorno, gli iscritti, se li hai nascosti, puoi vederli solo da computer, e dunque non ho il continuo pensare a quel numero di iscritti, quindi non è un'ossessione, ci penso davvero pochissimo a quel numero, e dunque riesco a dedicarmi, a concentrarmi su molte altre cose, appunto non avendo quel numero davanti agli occhi ogni volta. Gioco preferito, ragazzi, al momento c'è un Clash Royale quasi a pari merito con Pixel Gun 3D. Se qualcuno lo conosce, me lo scriva nei commenti. La prossima domanda, ragazzi, ce la fa Life4Games, che scrive hashtag fuck: ti piace Resident Evil? Ho notato la umbrella, la felpa che uso di solito, che ho comprato al Games Week, ragazzi, perché la cercavo da un botto di tempo. Sì, mi piace da morire il Resident Evil, li ho giocati dall'1 al 5, perché il 6 mi avevano detto, che anche leggendo le recensioni, che non era il massimo, e a gennaio, ragazzi, penso tra il 25 e il 27 gennaio, se non sbaglio, uscirà Resident Evil 7. Ho intenzione di giocare dal primo titolo di Resident Evil fino ad arrivare al 7, per seguire la storia insieme a voi, magari su un altro canale che creerò secondariamente apposta per Resident Evil. Fatemi sapere appunto anche di questa idea, se volete altri giochi su un altro canale, in modo che il canale principale rimanga di Clash Royale e tutto il resto sul secondo canale. Evident ci scrive hashtag FuckTime: mi regali 14.000 gemme per chi mi ha preso per il Papa? E dunque saltiamo, allora, ragazzi, questo è complicato come nome. Shrek is love, Shrek is life, che ci scrive hashtag fuck: se tu avessi davanti a te tutto il team della Supercell,
cosa gli diresti? Allora, il mio discorso al team della Supercell sarebbe diviso in due, sostanzialmente in due parti. La prima parte sarebbe insulti, e la seconda, pensando al trolliamo la Supercell, alle risposte che danno è abbracci, baci, love forever. Alessandro Ermaniano ci scrive hashtag fuck Lonnie Time, hai qualche animale domestico? Se sì, quale? Se no, perché? Non ho nessun animale domestico, mi piacerebbe tanto avere un cane o un gatto, perché so che sono di una compagnia bestiale. Vabbè, il problema è che andando comunque sempre in vacanza, e praticamente tra poco andremo a convivere io e l'unicorno puffettoso, l'unipony, si dice unipony, ragazzi, sono l'ignorante perché non ho saputo dire unipony. Comunque, lavorando tutto il giorno e soprattutto andando in ferie 2 settimane, 3 settimane, quante sono, d'estate, non sapremmo davvero a chi lasciarlo, e ovviamente l'animale soffrirebbe da solo. Dunque abbiamo deciso di non avere animali, vero? Ho deciso di non avere animali proprio per non farli soffrire. Per ora. Quando saremo dei vecchi con le palle mosce che mi cadono, allora avremo un animaletto, dato che non partiremo più da nessuna parte. La prossima domanda ce la fa FamixyTM, che scrive hashtag fuck Lonnie, fai venire Puffè in un tuo video, mi saluti. Dunque, ciao Fei, ciao Angelo, che ormai ci conosciamo. Vuoi venire in un video? Vuoi venire qui davanti a un video? No. C'è tutto il mondo di YouTube che ti sta aspettando nel video. Dai, vieni qui insieme a me, dai. Allora, dovete sapere che noi siamo a Bruxelles per festeggiare i 9 anni di fidanzamento, vero? Mm-hmm. Yes. Ma io dove devo guardare? Perché poi sembra una strapica. C'è la... Guarda, aveva il dito qui, devi guardare. E dunque siamo qui per festeggiare a Bruxelles i 9 anni di fidanzamento. Mua! Eh sì, già sono 9 anni. Minchia, che culo che hai avuto a trovarmi. Porca miseria. Ragazzi, fatemi una statua grossa. Ivan Scordamaglia, mi spiace che ti sei dimenticato la maglietta, scrive fuck time, hai mai rischiato la vita? Non so se tu sai questa storia, o almeno queste storie. In realtà sì, più di una volta ho... Tanto il microfono si sentirà un cazzo, continua a fare così. Facciamo le mimiche. Le mimiche. Ho rischiato, tu lo sai che ho rischiato più di una volta la vita? Sì. Dai, non sono... Non è il linguaggio dei muti. Una volta l'ho rischiata da bambino. Giù in Calabria, i miei genitori hanno la casa al mare, ereditata dai genitori, ereditata dai nonni, e giù in Calabria il mare lo fa praticamente quando c'è il mare mosso, fa tipo i cavalloni di 600 metri, e io stavo giocando a calcio, avrò avuto quanto? Forse 10 anni, ragazzi, sapevo già nuotare molto bene, ma con il mare grosso sapete che non si scherza. Cosa ridi? Tu stai ridendo che io stavo affogando. No, che non lo so, stavo... Niente. Minchia, che relazione. Vabbè, praticamente, non so se qualcuno di voi lo conosce, avevamo il Super Santos, eravamo in 4 amici a giocare a pallone, eravamo 4 amici al bar. Uno di questi miei amici ha lanciato praticamente il pallone in acqua, che con la corrente è andato praticamente a largo, e ragazzi, il pallone a 10 anni è sacro, soprattutto se è il Super Santos. Dunque io furbamente, con il mare bandiera rossa, cioè Bordeaux era la bandiera, Ho decisi, ragazzi, l'italiano ve l'ho detto che non lo so, decisi di tuffarmi in acqua per andare a recuperare il pallone. L'unico problema è che io ero aggrappato al pallone a largo e la corrente trascinava via il pallone, trascinava via me, si è tipo tuffato mio fratello, il salvataggio, tutto il mondo per venirmi a recuperare. Sì, sai quell'omino solitamente pelato che si chiama Mario sulla zatterina? Come quello che vende le rose, che si chiama... Rosario, chiaramente. E mi sono venuti a recuperare. Io tipo dopo 10 minuti ero ancora in acqua. E solo oggi ripenso che il mio Lonnie poteva morire. Sai, il mio figlio poteva morire. Da qui lanceremo il mio Lonnie poteva morire. E la seconda volta, ragazzi, è successa un paio di mesi fa, penso 3 o 4 mesi fa, a lavoro. E quello sono coglione io. Avevo tipo, questa non la sai, mi sa. E avevo il tester, uno strumento per misurare la tensione degli apparecchi, era praticamente rotto a metà, dunque aveva la scheda elettronica aperta. Io praticamente ho posato, fate conto, questo è il tetto di una macchina in ferro, tester appoggiato con la scheda elettronica sul ferro, sono andato a misurare la 380 volts. Tu puoi solo immaginare il botto che ha fatto, ragazzi. I puntali del tester si sono sciolti a 3 mm dalla mia punta del dito. Se mi prendeva quello,
schiattavo praticamente sul colpo. Sappilo che per tua sfortuna non ci sono rimasto. Dunque ragazzi, le prossime domande arrivano direttamente dal mio profilo Instagram. E dunque marcello.barattieri scrive: hai mai pensato di lasciare il lavoro per dedicarti solo a YouTube? Ciao Fabri. Fabri? Fabri. Cazzo, non lo sapevo. Dunque ciao Fabri, quante cose nuove si scoprono, sa più lei che io. Comunque no, assolutamente no. Anche se dovesse avere 1.500.000 miliardi di iscritti, ragazzi, il lavoro serio è una cosa, lo svago è totalmente un'altra cosa. Per quante soddisfazioni possa dare, svago è svago, lavoro è lavoro. Jarmsto ci scrive #fuck: quando hai deciso di iniziare su YouTube, cosa ti ha spinto? Grande Lonnie. Dunque un saluto a Jarmsto. Spero di non aver sbagliato niente, che la mia pronuncia è proprio da cani. E dunque, allora, ho deciso di iniziare a YouTube, ragazzi, dopo un evento, praticamente, che ho vissuto in prima persona. Adesso c'è la moda del flame, no? Uno ti sta sul cazzo, uno è più bravo di te, allora, buh, merda, segnaliamo i video, lasciamogli dislike, facciamo gli haters. Io ancora non avevo il canale YouTube, o almeno quello che avevo fondato nel 2007 è praticamente morto lì con un paio di video al massimo che non vi farò mai vedere. E stavo guardando un video dei TFG on Demand, tutti li conoscete, Taylor e Rinnegan. Loro avevano appena iniziato la serie su Clash of Clans e avevano nel municipio il TH8, e io ero già un TH8 full max e dicevo: ragazzi, questi hanno 200.000 iscritti e non sanno neanche i nomi delle strutture, i nomi delle truppe, i nomi delle combo d'attacco. E ho detto: ma se ce l'hanno fatta loro che non sanno un cazzo di Clash of Clans, ma io non ce la posso fare a fare iscritti, a divertirmi, a fare tutto quanto, questa non la sapevi, vero? E dunque, invece che andare a lasciargli dislike, invece che scrivergli merde, fate schifo, segnalargli video e fare dunque later, ho deciso di mettermi dalla loro parte e dunque iniziare anch'io per vedere come si fa, quanto tempo ci vuole, le difficoltà, ragazzi, a cui si va incontro in questo mondo, perché alla fine è un mondo. E ragazzi, dal mio non sanno un cazzo di Clash of Clans si è tramutato in stima e rispetto, perché non è facile fare né quello che fanno loro, tantomeno quello che faccio io, tantomeno quello che fa qualunque youtuber. Oliver invece ci scrive: quanti iscritti hai? Allora, è una domanda che mi state facendo, ragazzi, in 1 milione di persone. No, non è vero, mi piace dire i milioni per pensare che siano tante, invece saranno un centinaio di persone. Adesso ragazzi ho più o meno circa, perché sto registrando questo video che non li sto vedendo appunto per il discorso che sono nascosti, ho più o meno 13.500 iscritti più o meno. Dunque sì, ecco svelato quel segreto. Dunque ragazzi, io dalla camera di Bruxelles vi invito a lasciare un bel like se volete un altro fuck time di questo genere, tipo magari mi vedrete partire per ogni parte del mondo solo per fare i fuck time. Ti piacerebbe? Dove sei? Magari si sta rotolando fuori dal letto. Dunque ragazzi, come vi dicevo, vi invito a lasciare un bel like, a condividere il video e iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti. Se non siete iscritti, ragazzi, non viaggerete mai. Dunque ragazzi, come vi dicevo, per questo video è tutto. Noi ci vediamo alla prossima con questo microfono professionale. Io vi saluto e ciao!